paragrafi, le boiate, le ore strane sono volate. Al giorno d'oggi, 14 febbraio, di Alessandro Bongarzone. Prima di dare il nome alla via bolognese e al disco che richiama anche il numero civico, il 43, in cui per un certo periodo ha vissuto Francesco Guccini, Paolo Fabbri, nato a Conseguice il 27 luglio 1889, era ricordato nella storia di questo benedetto paese solo da pochissime persone bene informate. Non possiamo quindi che essere grati a Guccini per averlo richiamato alla memoria dei più, seppur come toponimo e, come accade in questi casi, superando il personaggio reale, perché comunque ci ha costretto per essere al passo della sua musica dottorale, che da allora non abbiamo mai smesso di apprezzare, a un di più di ricerca, di indagine, di studi su di una figura della nostra storia che altrimenti avremmo lasciato relegata alle pagine dello Stradario della Dotta, invece di essere qui oggi a ricordarla a chi ha la pazienza di ascoltarci. Paolo Fabbri, fin da bambino, come molti in quell'Italia dei primi del Novecento, sperimentò la fame e l'ingiustizia, al punto da scegliere, ancora ragazzo, di dedicare il resto della sua vita alla lotta per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori della terra. Iscrittosi al PSI, viene eletto capolega di Conseguice, quando era ancora quindicenne, quindi qualche anno dopo viene chiamato dal primo segretario della Camera del Lavoro di Ravenna, il saggio Gaetano Zirardini, a dirigere la Federterra e le prime cooperative bracciantili del territorio ravennano. A Ravenna Paolo Fabbri resta fino al 5 ottobre del 1914, quando ad appena 25 anni viene chiamato a svolgere l'incarico di segretario generale della Camera del Lavoro di Molinella, il cui presidente e gruppo dirigente era rimasto falcidiato dalla repressione successiva all'eccidio di Guarda. Si trattava di un compito difficilissimo e delicato, come tenere da solo unito e combattivo il movimento operaio, difendere le realizzazioni e le conquiste fatte fino ad allora in un contesto di durissima reazione del governo e degli agrari, che mirando invece a distruggere le organizzazioni sindacali e cooperative di quel comune, guidato fino al suo scioglimento dalla giunta socialista di Giuseppe Massarenti, non avevano esitato a ricorrere all'esercito. Un compito insomma difficile già in una fase di normalità, figuriamoci in una situazione di sconfitta sindacale conseguente ad uno sciopero a oltranza durato un'intera estate e culminato negli scontri tra crumiri provenienti da paesi poveri della provincia di Padova, contrapposti agli agrari, ai braccianti e ai mezzadri in sciopero, che lasciarono sul terreno 5 morti e diversi feriti, tra i quali lo stesso segretario dell'Agraria, Alberto Donini. Nella sua nuova veste il giovane Fabbri riuscì a muoversi con la necessaria cautela, ma riuscendo a riorganizzare e rincuorare i lavoratori vittime della repressione dell'esercito e orfani, non solo del suo gruppo dirigente sindacale, 200 furono gli attivisti, i sindacalisti e i capilega, tra cui Giuseppe Bentivoglio, arrestati o inviati al confino sull'isola di Capraia, ma anche di tutto il gruppo dirigente del Partito Socialista e dello stesso sindaco Massarenti, accusato come mandante dell'eccidio e riuscito a salvarsi dall'arresto solo grazie alla fuga nella Repubblica di San Marino, assieme ad alcuni altri sindacalisti. In questo contesto Paolo Fabbri ci mette poco a finire anch'egli nel mirino degli agrari e del governo, che, per non saperne leggere né scrivere, lo invia immediatamente al fronte della prima guerra mondiale. Paolo tornerà a Molinella nel 1919, insieme al sindaco Massarenti, riabilitato dopo l'inchiesta, e a Bentivogli, amnistiato, con cui riprese dal punto in cui si era interrotta nel 1914 la vertenza sindacale, che dopo 29 giorni di sciopero si chiuse con la soddisfazione di tutte le richieste avanzate dai mezzadri e dai braccianti 5 anni prima. Lo sciopero del 19 però fu anche la prova generale di quello che nel 1920 si tenne in tutta la provincia di Bologna,
e che vide braccianti e mezzadri uniti battersi contro gli agrari. Un fautore da sempre dell'unità tra le due categorie, anche perché era stato un ex mezzadro, Paolo Fabbri fece parte insieme a Bentivogli, a Luigi Fabbri, un altro consellicese, segretario della Camera del Lavoro di Putrio, a Mario Piazza, Renato Tega e Giovanni Goldoni, tutti allievi dell'apostolo della lotta di classe Massarenti, di quel comitato sindacale che condusse alla vittoria lo sciopero provinciale del 1920, con la conquista del concordato Paglia Calda, dai nomi di Callisto Paglia, presidente degli agrari, e Alberto Calda, legale della Federterra. Sono quelli gli anni in cui Paolo Fabbri si distingue anche come lucido dirigente politico, consigliere comunale a Conselice, quindi presidente dell'Opera Pia Valeriani di Molinella e nel 1920 consigliere provinciale a Bologna, anche se ancora la sua opera di sindacalista a farlo considerare pericoloso dai suoi avversari, tanto che il 3 giugno 1921 verrà arrestato mentre nella Camera del Lavoro di Molinella sta organizzando un nuovo sciopero. Viene rilasciato dopo pochi mesi. Nel 22 lascia il PSI per aderire al Partito Socialista Unitario fondato da Turati e Giacomo Matteotti. Dopo l'espulsione dell'area riformista, pochi mesi prima della marcia su Roma, colpevole di aver violato il divieto di collaborazione con i partiti borghesi, avendo tentato, con la scelta di Turati di recarsi alle consultazioni con il re, di dar vita ad un nuovo gabinetto Giolitti, che includendoli avrebbe potuto sbarrare il passo al governo del fantoccio Facta e successivamente al primo gabinetto Mussolini. Con l'avvento al potere del fascismo, intanto, si acuiscono i problemi di agibilità politica di Fabbri, che nel 1923, dopo che i fascisti il 12 giugno avevano dato il bando a Massarenti, è costretto a lasciare anch'egli Molinella e rifugiarsi a Bologna, rendendosi irreperibile per vario tempo, in quanto colpito da mandato di cattura per concorso, ascoltate bene, in appropriazione indebita e delitti contro i poteri dello Stato commessi durante la lotta agraria. A seguito del suo nuovo arresto, analogamente a quanto accadeva ad altre decine di famiglie socialiste, nell'ottobre del 26 la famiglia di Fabbri fu sradicata da Molinella e costretta ad emigrare. Proprio pochi giorni prima di quel 16 novembre 26, quando Paolo Fabbri, con la definitiva formazione del regime fascista, fu condannato al confino per 3 anni, con la ridicola accusa di attività comunista, proprio lui, che era uno dei più noti dirigenti del socialismo emiliano-romagnolo. Paolo Fabbri arriverà il 4 maggio 1927 a Lipari, dove verrà raggiunto nell'agosto dalla moglie Luigia Rossi e dal figlio Nevio di 13 anni. Reo di aver favorito il 27 luglio del 29 la leggendaria fuga dall'isola di Emilio Lussu, Fausto Nitti e Carlo Rosselli, Paolo Fabbri venne nuovamente arrestato il 28 luglio e condannato dal Tribunale di Messina a 3 anni e 4 mesi di carcere, oltre ad una multa di 20.000 lire. Dopo aver scontato la pena nelle carceri di Saluzzo e Castelfranco Emilia, fu nuovamente condotto al confino, questa volta sull'isola di Ponza, per scontare gli 8 mesi della precedente condanna. Rientrato a Bologna il 3 settembre 1933, riprese subito il lavoro politico di organizzazione della resistenza al regime, a cui però non passò inosservata la sua solerzia, tanto da essere immediatamente rilevata, in un rapporto della polizia dei primi mesi del 1934, in cui si fa riferimento a Fabbri e ad altri sovversivi di altre città che svolgerebbero a Bologna attività sovversive. Il rapporto non riesce comunque ad andare oltre al condizionale
in quanto la copertura messa in piedi in via Rialto 44 con Domenico Viotto, un socialista di Milano conosciuto al confine, la ditta di detersivi Chimico Galvanica aveva retto alle perquisizioni nonostante fosse ormai divenuta un luogo di accoglienza per numerosi socialisti cacciati da Molinella. Negative furono anche le ulteriori perquisizioni svolte nei nuovi locali di via Poeti 5, dove in seguito la ditta si trasferì nel sotterraneo, detto Il Fondone, dove un tempo aveva avuto sede la tipografia del Resto del Carlino. E nonostante fosse proprio Il Fondone uno dei principali luoghi di incontro dei cospiratori socialisti bolognesi. Costituito in accordo con Viotto e Lelio Basso, il Movimento Unità Proletaria Bolognese, il gruppo che raccoglieva gli ex socialisti riformisti turatiani, nel settembre del 42 lo rappresentò nella riunione promossa da PSI e PC per costituire il Comitato Unitario d'Azione Antifascista, il primo nucleo unitario dell'antifascismo bolognese, che sarà ribattezzato poi in Front e infine in Comitato di Liberazione Nazionale. Arrestato nuovamente nella primavera del 43, riebbe la libertà dopo la caduta del fascismo e fu tra i promotori della riunione che si tenne ai primi di agosto nello studio di Roberto Vighi per l'unificazione del Partito Socialista Italiano e del Movimento d'Unità Proletaria Bolognese, con cui il 22 agosto 1943 interverrà la riunione romana di riunificazione nazionale, da cui nascerà il Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria, con il faentino Pietro Nenni, segretario nazionale, e Paolo Fabbri, vice segretario della Federazione Bolognese, con un Baroncini segretario. Con l'inizio della resistenza, dopo l'8 settembre, si mostrò uno dei più tenaci sostenitori della necessità di combattere il nazifascismo e fu sempre contrario alle posizioni attendiste che affioravano nel Partito Socialista. Trasformò così il Fondone, oltre che nel luogo d'incontro di tutti i collegamenti socialisti della provincia e della regione, anche in una munita base partigiana delle tre brigate Matteotti, quella di città, quella di pianura e quella di montagna, di cui fu uno dei principali organizzatori, senza mai però tralasciare il lavoro di partito, tanto da assumere nella tarda primavera del 44, quando Baroncini divenne commissario politico della brigata Toni Matteotti Montagna, l'incarico di segretario provinciale del partito. Fu lui quindi, anche se il partito era formalmente diretto da un quadrumvirato composto da Borghese, Verenin, Grazia e Bentivogli, ad avere sulle spalle la massima responsabilità nella primavera-estate 44, quando il partito operò lo sforzo più generoso e consistente per indirizzare tutte le forze popolari verso la lotta di liberazione. Nei duri mesi della resistenza, l'ex capolega contadino dimostrò di essere divenuto un grande dirigente politico e militare. Alla modesta base culturale, non era andato oltre la quinta elementare, sopperiva con una grande umanità e generosità. Parlava non bene l'italiano, ma nel dialetto e nella lingua parlata dai contadini, che era un misto di lingue e di dialetto, faceva un uso efficacissimo. Non arretrò mai davanti alle responsabilità, sia politiche che morali, e fu sempre d'esempio ai suoi compagni. E di esempi ne diede parecchi. Il 15 luglio 44 salì sull'Appennino e raggiunse la brigata Toni Matteotti Montagna nei pressi del Corno alle Scale per risolvere personalmente una grave crisi politico-militare. Altri avrebbero mandato la solita staffetta. Lui preferì andare di persona lungo i sentieri di montagna, anche se aveva 56 anni. Una notevole prova di fermezza e di lungimiranza la diede il 22 settembre del 44, quando il PC bolognese, senza interpellare il CNN, decise di proclamare l'insurrezione della città per il giorno 25.
Gli alleati anglo-americani erano alle porte di Bologna e pareva che dovessero arrivare da un momento all'altro. A parte dunque la ritualità della decisione, solo il CLN aveva il potere di dare un simile ordine, la decisione poteva forse sembrare giustificata. Così però non apparve a Fabbri, che la valutò al contrario un disastro, tanto che dopo aver informato il presidente del CLN, intervenne presso i dirigenti del PC e ottenne la revoca della decisione. Fu una fortuna, perché senza quell'intervento a nulla sarebbe valsa la protesta degli altri partiti fatta nei giorni successivi. E gli alleati anglo-americani, che arrivarono realmente a Bologna, ma solo nell'aprile del 45, avrebbero trovato soltanto una lunga teoria di patrioti morti. Fu così che alla fine del 44, con il fronte fermo alle porte di Bologna e i nazifascisti che avevano scatenato una dura reazione antipartigiana, il Partito Socialista decise di inviare una commissione al sud per prendere contatto con la direzione del Partito Socialista Italiano d'Unità Proletaria, con il governo italiano e il comando alleato, e con questi decidere l'ulteriore strategia della guerra. Paolo si offrì volontario e il partito gli affiancò il tenente colonnello Mario Guermani, vice comandante della piazza militare di Bologna. Il 17 dicembre 1944, quindi, i due lasciarono la città e dopo aver attraversato l'Appennino innevato, raggiunsero Porretta Terme, dove si incontrarono coi partigiani della brigata Tony Matteotti, che li scortò nei territori liberati della Toscana. Da qui i due arrivarono a Roma e conferirono con il governo, con il comando alleato e con i dirigenti del partito. Dopo essere intervenuti a Napoli al congresso della Renata CGL, tornarono a Porretta Terme il 12 gennaio 1945, dove furono costretti a sostare sino alla metà di febbraio a causa delle intense nevicate. Da qui si rimisero in viaggio nel pomeriggio del 14 febbraio 1945, dicendo che avrebbero tentato di attraversare le linee in località Bombiana. Li guidava un altro elemento locale, Adelmo degli Esposti, che prima di sera rientrò però da solo nelle linee alleate, raccontando ai partigiani che durante l'attraversamento di un bosco, del quale non sapeva indicare la località esatta, aveva sentito degli spari e spaventato si era tornato indietro, senza preoccuparsi dei due compagni di viaggio. Tutti i matteottini si offrirono volontari per attraversare le linee e ricercarle, ma quando le pattuglie erano pronte per l'uscita, il comando brasiliano, nella cui giurisdizione si trovava il tratto di fronte tenuto dalla Matteotti, vietò la missione e dei due non si seppe più nulla fino all'aprile del 46, quando i corpi furono ritrovati grazie alla testardaggine del figlio Nevio nella bietaia di Bombiana all'interno del comune di Gaggio Montano. Fu l'autopsia disposta dal tribunale che appurò che Paolo Fabbri e Mario Guermani erano rimasti uccisi da numerose schegge, anche se non fu possibile accertare il tipo di proiettile, mina o bomba a mano che ne procurò effettivamente la morte.